Questa operazione Ghostnet ha visto l'intervento dei volontari per ripulire due aerei, un aereo di nazionalità inglese, un Beaufighter, e uno di nazionalità tedesca. Si trovano al largo di Brucoli, all'interno della baia di Catania, un tratto di costa fortemente interessato a degli scontri aeronavali nella Seconda Guerra Mondiale, ma in modo particolare durante l'operazione Husky, luglio del 1943. È un tratto di mare molto impegnativo perché di fronte c'è la foce del Simeto, che è il fiume più grande di Sicilia. I relitti non sono ad alta profondità, però sono delle immersioni molto impegnative perché è una zona di correnti molto forte e soprattutto il Simeto porta delle strisce di acqua bianca che riduce la visibilità in maniera notevole, addirittura in alcune circostanze la riduce a zero. Dai, fango, scarsa visibilità, corrente, reti. Allora, pedagno recuperato, ci avviciniamo ai palloni, ok? Perfetto, noi siamo liberi, sub a bordo. Quindi ci avviciniamo ai palloni insieme a voi. Gli aerei sono stati ripuliti da reti fantasma, ma anche da qualunque attrezzo atto alla pesca, quindi lenze, cime, palamiti, di tutti i tipi. In modo particolare reti da posta e soprattutto reti a sacco per lo strascico. My job was it in part to help retrieving the net and to help with the whole coordination, and also as part of the media crew to take pictures and to take videos. So we have this material, this footage to show people everywhere what is happening with these nets and how disastrous it can be if they just float around in the oceans unchallenged and not taken care of, and how important it is that we do something about it. So it's my first time actually on a vessel like this. It's really been amazing. So you are, from day one, you're out there, you're working as part of the crew, as part of the team. You realize you have important jobs, you have to make proper work, make sure that you work fine. At the end of the day, you see the result. You see the net that you help pulling out of the sea, and that's a very nice feeling. Abbiamo ripulito questi aerei che partecipavano alla Seconda Guerra Mondiale. Quando si vuole tutelare il patrimonio, non c'è più chi ha vinto, chi ha perso, chi ha torto, chi ha ragione. Si guardano questi relitti per ricostruire pezzi di storia, perché erano dei ragazzi coinvolti in qualcosa di tremendo, qualcosa fortemente più grandi di loro. Questi relitti ci raccontano delle piccole storie, quelle di quel volo e di quei ragazzi, all'interno di una grande storia che in questo caso è stata la Seconda Guerra Mondiale.